E vengo io per l'intervista eventualmente. Urbana, Mervara. Vai, vai! Vai bello! Vai bello! Vai! Vai! Ed è Mervara che va a compiere la sua prima curva di sotto la rampa di sorpassata però adesso da San Pedro, dillo, seguito da Urbana. Dillo quando cambi. Al secondo ci sono Masi e Casali in ultima posizione. È sempre San Silenzio a essere nel primo, seguito da Mervara e Urbana che incalza. Vai! 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 Vai bello! È il secondo giro che viene effettuato. Ormai sono diverse le lunghezze. Io vado in onda, no? Urbana non c'è il passo. No, ma prima mi ha messo in onda. Vanno a passare per la seconda volta, per la terza volta, terzo e ultimo giro. Sempre San Silenzio in testa. Mervara e Urbana mi stanno passando. Prende la seconda posizione, quindi l'aggregazione la prima alla carriera sicura. San Silenzio mai tranquillo, allunga un po' il galoppo, ma è sempre in prima posizione, mentre si fa sotto Mervara e Urbana. Ora è l'ultima curva sotto. Seconda batteria, ordine di arrivo Federico Fabbri, secondo Niccolò Chiara e terzo Giovanni Puddu. Francesconi ha tentato di fermare sull'arrivo Niccolò Chiara, vediamo se l'ordine verrà confermato. Nonostante l'ostacolamento dovrebbe essere riuscito Niccolò comunque a qualificarsi secondo invece che primo. Attendiamo un attimo l'ordine di arrivo ufficiale e ci ritroviamo poi per la finale. Verrà in seguito pubblicato un post anche con il risultato dell'estrazione perché ci sarà un sorteggio fra i terzi classificati che si aggiunge a che verrà il sesto cavallo per la finale. Ricordo che vanno in finale i primi due e i terzi, ci sarà un ripescaggio fra i due terzi. Aggiorneremo con un post perché c'è discussione e ci troviamo dopo per la finale.